Campionato difficilissimo, abbiamo visto tutti. Oggi fino ad oggi non si sapeva chi andava in Serie D, non si sapeva chi va e non si sa tuttora chi fa i playoff. Quindi un campionato di altissimo livello. Io non ricordo in questi anni che abbiamo fatto la C, un campionato così di altissima qualità. Il Teramo ha fatto la sua parte, ha fatto una parte importante. Non è stata mai nel fondo, quindi a volte si è un po' azzardati a dire che era una squadra non all'altezza, che era una squadra, ma soprattutto per il rispetto dei giocatori che sono lì durante la settimana e noi sappiamo benissimo l'impegno che mettono loro, e quindi li ringrazio pubblicamente tutti, dallo staff tecnico fino all'ultimo giocatore, fino ai ragazzi della Beretti che vengono qui tutte le settimane a cercare di portare avanti questi colori. Una dedica particolare la faccio a mio cugino, che da solo, perché è da solo, riesce ancora a sopportare tante cose. Sicuramente lui avrà più fisico di me, perché io non li sopporto più. E quindi oggi posso dire che per me è molto difficile continuare. Quindi io ringrazio pubblicamente tutti, ma ringrazio veramente tutti, tutti, da voi giornalisti, ai tecnici, ai tifosi, anche chi ci ha criticato, perché la critica a volte può anche spronare a far meglio, però quando si toccano le dignità delle persone, onestamente a me non mi va bene. Poi nella vita tutti quanti indoviniamo e tutti quanti sbagliamo. Oggi il Teramo è ancora in C, una società che non ha mai retrocesso, una società che non ha sempre, si è sempre adoperata per mantenere tutti gli impegni, un uomo solo al comando, criticato, ma a volte va anche un po' applaudito, perché il calcio a Teramo lo fa da solo e io mi metto da parte, perché io posso dare un sostegno in altri modi, ma il calcio lo fa lui e sicuramente da solo a volte si indovina, a volte si sbaglia, quindi è una persona umana, quindi io gli auguro di far avere ancora tutta questa forza mentale, perché qua di forza mentale ce ne vuole veramente tanto. Io forse la mia mente non è più capace di sopportare questi stress, queste offese, perché il calcio è un divertimento, le famiglie non c'entrano nulla, e dove noi come persone della Teramo Calcio li mettiamo anche tanti soldi, divertendoci tanto, e posso dire che in tanti anni mi sono anche molto divertito nel Teramo, ma oggi la mia mente mi dice che forse è meglio che io smetta.